In questa ricetta a base di stoccafisso di Norvegia faremo dei paccheri di Gragnano con del cipollotto di Tropea stufato, pomodoro cuore di bue, trippa di stoccafisso e profumo di bergamotto. Come prima cosa andremo ad aromatizzare il nostro pane e a saltarlo leggermente in padella con un filo d'olio extravergine e dell'aglio in camicia. Inizieremo a cuocere i nostri paccheri. In questa preparazione utilizzeremo le trippe dello stoccafisso, un alimento tradizionale spesso usato per fare involtini nel sud Italia, ma in questo caso lo taglieremo a julienne fine e lo utilizzeremo nella pasta. Abbiamo optato per una cottura sottovuoto a bassa temperatura in forno a vapore in modo da avere la consistenza perfetta per questo tipo di trippe e abbiamo cotto a 60 gradi per 13 minuti. È una cottura che si può fare contestualmente alla cottura della pasta. Nel frattempo togliamo l'aglio dalla padella in cui aromatizzeremo il pane. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva in una padella. Ricaviamo delle fette spesse mezzo centimetro dal pomodoro cuore di bue. Adesso ricavo dei piccoli quadrati dalle parti meno mature del pomodoro in modo che rimangano abbastanza croccanti quando noi andremo a saltare la pasta. Adesso aggiungiamo i pomodori. Prendiamo le nostre trippe di stoccafisso. Le andiamo a tagliare finemente. Adesso scoliamo la pasta prima del tempo indicato e iniziamo a saltare leggermente la pasta. E ora siamo pronti per impiattare. Aggiungiamo quel pane aromatizzato che avevamo fatto all'inizio della nostra preparazione, giusto per dare un po' di croccantezza al piatto e per richiamare la tradizione del sud Italia. Possiamo completare il piatto con delle punte di basilico. Ed una spruzzata di essenza di bergamotto. Ed il piatto è pronto.